A Villa Severi è andato in scena un bel dibattito su un argomento abbastanza sentito e anche ci consenta Rally scottante, la ripubblicizzazione dell'acqua. Sì, abbiamo fatto questo incontro con il Comitato Acqua Pubblica, organizzato dalla lista 2020. Abbiamo credo inaugurato una nuova fase amministrativa, insomma, di modalità di fare politica in questa città, per cui ci si confronta direttamente, pubblicamente con il comitato e sul tema della ripubblicizzazione dell'acqua c'è un mio impegno di valutare la possibilità nei prossimi anni. Abbiamo questo obiettivo, diciamo questa data del 2027 come scadenza del contratto delle nuove acque, quindi abbiamo il tempo di valutare la possibilità di raggiungere l'obiettivo di riprendere la gestione di questo bene comune che è l'acqua. Gianfranco Morini è il presidente del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo. Voi avete chiesto a Luciano Ralli, un sindaco che tutto il centrosinistra sta appoggiando, di prendere una posizione netta nei confronti di questo tema che io ho definito un'apertura di servizio scottante. Sì, certamente abbiamo colto l'occasione di questo invito di Arezzo 2020, in cui ci ha messo di fronte al candidato sindaco del centro-sinistra, a cui noi chiediamo di far proprie le proposte che abbiamo inoltrato a tutti i candidati sindaco di Arezzo. Vorremmo che su questo vengano prese chiare e forti posizioni da parte dei candidati. Ralli ha detto che è pronto a misurarsi anche con gli altri della coalizione su questi punti che noi abbiamo proposto, che sono basilari per andare veramente verso una reale ripubblicizzazione del servizio idrico di Arezzo. Teniamo presente ovviamente che Arezzo è stata un po' la città pilota in Italia, no? È stata la prima a vedere privatizzato il sistema idrico. Sì, la verità è questa, è che 22 anni fa circa le multinazionali misero gli occhi proprio su un bacino idrografico, il nostro, che era servito riccamente dalle fonti di acqua. Parliamo del Tevere, dell'Arno, siamo in un territorio ricchissimo di acqua buona, di qualità, e quindi sono venuti come primo ingresso in Italia qui proprio ad Arezzo, hanno fatto di tutto per arrivare e farsi offrire in un piatto d'argento la gestione di un servizio idrico facilissimo per fare profitti. Noi li combattiamo questi principi e vorremmo che questa volta il prossimo sindaco di Arezzo non faccia come il Ghinelli, quello che l'ha preceduto, che lo sta precedendo, che ha fatto carta straccia di un impegno che aveva preso proprio per fare, per istituire un tavolo tecnico dove i cittadini possono partecipare e condizionare la gestione del servizio idrico di Arezzo in attesa della ripubblicizzazione.